Ed ecco che finalmente arriva Napa, ragazzi, ce l'abbiamo fatta per 2 secondi. Bisognava uccidere tutti i Cybermen in meno di 5 minuti e visto che il cronometro partiva a 15 minuti, abbiamo finito a 10 minuti e 2 secondi, ce l'abbiamo fatta appena appena appena. Ok, Napa che si nascondeva dietro a un esercito di Cybermen variopinti, multicolor. Una cosa carina è che se selezionate un personaggio che teoricamente dovrebbe essere alleato di quello che state affrontando, a un certo punto inizieranno ad insultarsi uno con l'altro, ed è quello che succederà tra Vegeta e Napa. Attenzione un attimo. Appunto. Questa volta battuto Napa otterremo molti più oggetti rispetto alla prima volta, perché abbiamo completato gli obiettivi nascosti e perché abbiamo battuto Napa con un attacco speciale, ovvero l'incredibile testata di Gohan. Damn it! Absolutely incredible. Un saluto a tutti ragazzi da Messi91. Come avrete visto, abbiamo rifatto la missione precedente, nel quale non abbiamo preso tutti i punti, veramente non ne abbiamo preso nemmeno uno di come si possono chiamare, obiettivi alternativi, chiamiamoli così. I punti interrogativi, non ne avevamo preso nemmeno uno, e come uno di voi mi ha suggerito, ringrazio Antonio, bastava finire in 5 minuti, uccidere tutti. Sto guardando Vegeta perché ho una voglia tremenda di sostituire Junior con Vegeta, ma lo faremo più avanti. Dicevo, mi è stato detto che andava semplicemente finita la missione in 5 minuti, e in effetti dopo i 5 minuti, come vedete, è arrivato Napa, e noi abbiamo battuto anche Napa e abbiamo ottenuto S in questa missione. E abbiamo completato tutti i punti alternativi. Andiamo avanti con le altre missioni, ne abbiamo 2 qua. Quindi mi viene da pensare che se la missione ci viene data da qualcuno, dovremmo tenere la vita di questo qualcuno sopra un certo livello, mentre se la missione la prendiamo qua dovremmo finirlo in meno tempo possibile. Non lo so, questa è una cosa che penso io, magari è sbagliata, anzi sicuramente è sbagliata. Però mi viene da pensare questo. Allora, veramente non mi va di usare nessun altro personaggio se non il mio personaggino figo, perché è veramente powa. Ci portiamo l'allenatore e ci portiamo... assolutamente no, e ci portiamo Vegeta. Se volete vedere qualche personaggio in particolare, ragazzi, come sempre esistono i commentini qua sotto, scrivetemelo, io lo sceglierò. Se no, credo che userò molto probabilmente solamente lui. Avevo sbloccato un attacco pure, l'avrete visto anche quello. Volevo provarlo, ma mi sono dimenticata di metterlo. Vabbè. Ah, no, ancora. Aia. Questa è una presa. Non ho ancora abbastanza energia per fare gli attacchi speciali. Senti, devi stare fermo, ok? Le devi prendere. Le devi prendere tutte. Aia. Voglio quella difesa, perché quella che ho adesso, ascesa istantanea, non mi piace. Pattume. Adoro quelle onde di sfera per difendersi, quelle onde di energia per difendersi. Sono le cose più utili che ci possano essere in questo gioco. Testata di Gon incredibile, vai con la testata incredibile. Non è morto. Ne faccio un'altra. Pattume era a terra. Vabbè, allora ti tiro un pugno, vieni qua. No, c'è passato Vegeta, ok. Dove stai andando tu? Perché scappa il Cyberman? Il Cyberman. Dov'è? Ciao, sì, là. Col fattore devo finire in fretta, non prenderò neanche un oggetto purtroppo, ma fa niente. Se ci servirà qualcosa farmeremo, come si fa in tutti i giochini. Si farma con dignità. Ah, me l'hanno intercettato, Pattume. Quante botte sta prendendo sto uomo incredibile. Mentre i Cyberman rompono le balle, ovviamente... Testata incredibile. Boom! Va che bella. È bellissima. Ci farà malissimo, lo immaginavo. Ci provo. L'ho preso. Yes. Peccato che quell'attacco è inutile. E continua a scappare, ok.
Speravo di ucciderlo sinceramente con la raffica di onde, ma quell'attacco è veramente un attacco che io non sopporto. Non vedo l'ora di impararne uno da sostituire. Yanko. No, Yanko, non mi serve la tua energia, grazie, arrivederci. Quei personaggi ci darebbero la loro energia, tipo onda sferica, datemi la vostra energia, roba tipo. Però non mi interessa, anche perché siamo già praticamente tutti carichi. Stiamo benissimo così. E me l'hanno intercettato di nuovo. Ho Fassian Elite. Vieni qua, vola via. No, vieni qua. Testata incredibile. Incornare la gente così è fighissimo. Poi abbiamo anche le corna, noi dovremmo fare un male incredibile. È andato lontanissimo. Perfetto. Lanciamolo via. Via. Non l'ho preso mai. Oh. Vorrei finirlo con un attacco speciale, se è possibile. Volevo ucciderlo io, però. Ok. Grazie. Superata. C. Perché C? Devo capire come danno questi voti inutili. Cioè, sono rimasto con un casino di vita. Ho fatto gli attacchi speciali, ho ammazzato i nemici potenti. Ho fatto più nemici sconfitti di tutti. Non sono morta mai. C. Va bene. Tuta da battaglia Vegeta. Ok. Abilità schivata, colpo di rottura. Proviamola subito. Perché se è diversa da quella che ho, è più bella sicuro. Allora, cambiamo un po' di cosette. Colpo di rottura. Sì, scatena una potente esplosione. Mio. Questa invece è rititata. Ah no, questa è brutta. E allora, tempesta gigante, proviamola. È quella che ho sbloccato prima, questa? Non lo so. Credo. Boh. Qui non abbiamo nulla da provare. No. Contro gli avversari volanti. Ok, me ne pentirò, ma ok. Ci hanno dato pezzi. Ci hanno dato pezzi. Siamo in mutande. Yeah. E poi abbiamo avuto i piedi di Vegeta, che sono ok. Ok. Fanno schifo, lo so. Ah, gli occhiali da sole. Del presentatore dentro. Quanto siamo fighi così. Eccoci qua. Ok, andiamo. Ah, Junior, amico Junior, vedi, basta usarti un po' e tu ci vuoi già mettere alla prova. Siamo più forti, sì. Qualunque cosa ti dica, deve essere in grado di farlo in battaglia. Combatterò con te per vedere se sai usare l'esplosione maligna. Non devi vincere, devi concludere l'incontro con... Ok. Ok. Parli ad infinito, uomo. Ok. Parli veramente ad infinito. Pronti? Pronti. Fammi vedere che sai fare, Junior. Ah. E boom! Allora, la so usare l'esplosione maligna? Che ti piace? No, credo non gli sia piaciuta tanto. Ci sta picchiando tantissimo. Questa la carichiamo tutta dal profondo del nostro cuore. Facciamogli vedere bene che la sappiamo usare. Dai, dovrei poter schivare una barra verde. Ah, giusto, abbiamo... Wow! Abbiamo quello da provare. Colpo di rottura. E tempesta gigante. Sì, io sto leggendo mentre mio povero personaggio precipita verso l'oblio. Cos'è? Bello! Anche i nostri occhiali sono bellissimi, lo so. E stavo ancora leggendo gli attacchi. Colpo del raggio maligno, esplosione maligna. Ah, già. Allora quello nuovo è il triangolo. Ok, però non posso più usare. Ah, devo proprio batterlo tutto completamente. Ok.
Lo so, avrò fatto schifo perché ho voluto leggere gli attacchi. Fa niente. Colpo dell'ascesa maligna, dobbiamo provarlo, eh? Perché io no? Equipaggio gli attacchi e poi mi dimentico come si chiamano, quindi... S, yay! Abilità di schivata, onda super esplosiva, mi piace! Vabbè, voglio avere 25 tasti per gli attacchi speciali, che palle! Sì, sì, ok. Non montarti la testa, sei ancora all'inizio. L'onda super esplosiva che hai appreso interrompe i movimenti e gli attacchi nemici. Usala più volte, è quella che usano quando noi stiamo colpendo e la usano contro di noi, è semplicemente quello. Che vuoi? Nel prossimo allenamento dovrai cercare degli oggetti. Portami una super capsula. Ah no, non è un allenamento, ok. Non ti dirò dov'è, ma avrai il suggerimento. Macchina Mix. Ora va. Non è un altro allenamento, ora ci ha chiesto di recuperare un oggetto, ok. Allora, ci ha chiesto di andare alla macchina Mix, andiamo. Così intanto facciamo anche un po' di shopping, andiamo Iceberg, che magari c'è qualche vestitino bello da comprarti. Allora, negozio usiamo sintesi dovrebbe essere questa, no? Mix di ricette. Allora, però non mi ricordo più cosa voleva il tizio, perfetto. Super capsula energetica P. Ti prego, fammela creare, please. Ah, non possiamo, perché non abbiamo il super frammento di energia. Me lo puoi vendere? No, grazie. Grazie. E arrivederci. Posso comprarla? Allora posso fare il cheater così? Super capsula energetica P. Non la vendono. Bene. Quanto possiamo essere brutti, ragazzi, con la cosa di Tenzing. Va bene, ok, fa niente, ce ne stiamo così. Allora, Vegeta, sì, lo so, sono brutto, fa niente. Vuoi che ti insegni? Ah, no, vuoi che ti insegni? Ok, no. Peccato, speravo fosse una missione. Peccato, 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 peccato. E non ho colpito nessuno degli obiettivi. Ottimo. Questo era Dragon Ball Xenoverse. Come sempre lasciate un like, un commento al video, iscrivetevi al canale e alla prossima. Un saluto a tutti ragazzi e buona giornata.